Buon pomeriggio e benvenuti alla nostra conferenza stampa. Sono in compagnia del Presidente della BCE, Christine Lagarde, e il Vicepresidente de Guindos. Mi chiamo Wolfgang Kreuzer e chiederò a tutti i giornalisti che parteciperanno ad accendere le proprie camere quando soprattutto fanno le domande per potervi vedere naturalmente. Lascio ovviamente spazio alla Presidente Lagarde. Prego, prego. Grazie mille. E buon pomeriggio a tutti. Il Vicepresidente e io siamo molto felici a darvi benvenuti alla nostra conferenza stampa. La zona euro continua a riprendersi in maniera molto forte, anche se il momento è moderato fino ad un certo punto. I consumatori continuano ad essere molto confident e le spese rimangono forti, ma alcuni gaps a livello di materiali, approvvigionamento, mercato del lavoro, rallentano la produzione per quanto concerne alcuni settori. L'inflazione cresce in particolar modo a causa della crescita dei prezzi energetici, ma anche perché il recupero e la domanda sono più forti rispetto all'offerta. E per carità, stiamo vedendo un'inflazione al rialzo nel breve termine, ma poi al ribasso nella metà dell'anno prossimo. I tassi di interesse dei mercati sono incrementati rispetto al nostro incontro di settembre, però le condizioni finanziarie rimangono attualmente favorevoli per le aziende, famiglie e il settore pubblico. Le condizioni finanziarie favorevoli sono essenziali per l'economia, per continuare la propria ripresa e soprattutto per combattere l'impatto negativo della pandemia sull'inflazione. Se
Stiamo considerando a pensare che le condizioni finanziarie favorevoli possono essere mantenute con gli acquisti sotto il programma PEP fatto nel secondo e terzo trimestre di quest'anno. Confermiamo le nostre misure, come per esempio i tassi di interesse che rimarranno invariati allo 0,025 meno 0,5 e la nostra forward guidance, anche gli acquisti nell'ambito del PAA insieme alle nostre politiche di reinvestimento in Teltro, come abbiamo appunto dettagliato nel nostro comunicato stampa uscito alle 13.45. Dunque siamo pronti ad aggiustare tutti i nostri strumenti come appropriato per assicurarsi che l'inflazione si stabilizza al nostro target del 2% nel medio termine. Vorrei fare il punto su tanti dettagli, su come vediamo l'economia e soprattutto come si svilupperà l'inflazione, poi andremo a fare il nostro assessment per quanto concerne le condizioni finanziarie. Guardando l'attività economica, l'attività continua a crescere fortemente nel terzo trimestre, nonostante il momento è moderato fino ad un certo punto. Ci aspettiamo l'output che sarà più forte rispetto ai livelli pre-pandemici almeno fino alla fine di quest'anno. Il colpo della pandemia nei confronti dell'economia è rallentato notevolmente, questo è grazie alle misure sanitarie e tantissime persone che sono già vaccinate. Questo sostiene le spese dei consumatori, in particolar modo per quanto concerne l'entertainment, cene, settore dei servizi, trasporti, viaggi, però gli altri prezzi dell'energia potrebbero ridurre il potere d'acquisto nei prossimi mesi. Il recupero a livello di domanda sostiene la produzione e investimenti dei business. Detto ciò, i shortages a livello di materiali e lavoratori stanno rallentando il settore manifatturiero. Il tempo delle consegne naturalmente è aumentato a causa dei costi naturalmente dei prezzi dell'energia, anzi hanno causato i costi dell'energia attuali. Questo è l'outlook dei prossimi trimestri che stiamo vedendo. Il mercato del lavoro continua a migliorare, la disoccupazione è al ribasso e soprattutto gran parte delle persone che sono state senza lavoro adesso sono tornate sul mercato del lavoro e questo è molto importante. Questo sostiene il prospetto di stipendi più alti e mercato del lavoro più soddisfacente, ma sì, il mercato del lavoro, il nostro lavoro sull'economia rimane comunque sotto i livelli pre-pandemici. Per sostenere il recupero ci vuole un sostegno fiscale targetizzato e veloce per andare in concomitanza con la politica monetaria, per sostenere l'economia, soprattutto per i cambiamenti strutturali a cui stiamo assistendo. L'implementazione del Next Generation EU e Fit for 55 contribuiranno per un più forte, più verde recupero dell'economia dell'Eurozona. Dunque guardiamo l'inflazione. L'inflazione è incrementata al 3,4% a settembre. Ci aspettiamo che incrementerà ulteriormente quest'anno, ma questa fase di alta inflazione che continua più del previsto, ci aspettiamo che l'inflazione andrà a decrementare nel corso dell'anno prossimo. Questo incremento di inflazione riflette la combinazione di tre fattori. Il primo, prezzi dell'energia, specie per greggio, gas e elettricità, che abbiamo visto un'impennata importante a settembre. L'inflazione energetica a settembre era metà dell'inflazione in generale. Secondo, i prezzi stanno aumentando anche perché la domanda legata alle riaperture dell'economia è molto più veloce rispetto all'offerta. Queste dinamiche sono particolarmente visibili
soprattutto per quanto concerne i servizi dei consumatori e i prezzi dei beni che sono stati impattati, in particolar modo alla carenza dell'offerta. Ultimo punto, effetti base legati all'IVA tedesca che continuano a contribuire a questa inflazione più alta. Dunque noi ci aspettiamo che l'impatto di questi tre fattori rallenterà nel corso del 2022 o per sparire soprattutto su base annuale e calcolo annuale. Visto che il recupero continua, questo ritorno graduale verso la capacità piena dell'economia porterà all'incremento degli stipendi nel tempo. I nostri sondaggi di inflazionistici sono vicinissimi al 2%. Questi fattori sosterranno l'inflazione underline e il ritorno all'inflazione verso i nostri target nel medio termine. La ripresa continua a dipendere dal corso della pandemia e progressi, in particolar modo per quanto concerne la campagna vaccinale. Stiamo vedendo i rischi per quanto concerne l'outlook economico molto bilanciato. Nel breve termine i colli di bottiglia e l'incremento dei prezzi dell'energia sono i rischi principali per la ripresa economica e l'outlook inflazionistico. Se la carenza sul fronte offerta e i prezzi dell'energia rimarranno più alti, questo potrebbe rallentare la ripresa. Nello stesso tempo, se i colli di bottiglia ci impatteranno il rialzo degli stipendi fino a capacità piena, le pressioni dei prezzi potrebbero diventare ancora più forti. L'attività economica potrebbe sovraperformare se i consumatori saranno più spendaccioni e spenderanno più soldi rispetto a ciò che stanno facendo adesso. Crescita e inflazione di medio termine dipendono dalle condizioni finanziarie favorevoli. I tassi di interesse sul mercato sono incrementati, ciononostante le condizioni di finanziamento rimangono accomodanti perché i tassi della BCE rimangono a livelli storicamente bassi. Anche se abbiamo visto un incremento a settembre, i prezzi nei confronti delle famiglie rimangono moderati e questo continua a riflettere il fatto che abbiamo bisogno sempre di meno fondi esterni, le aziende e le famiglie, e i prezzi nei confronti delle famiglie rimangono forti, questo perché c'è domanda di ipoteche. Stiamo vedendo che i crediti per le famiglie e le aziende in particolar modo le aziende si sta stabilizzando, c'è una riduzione dei rischi nei confronti delle banche, in contrasto però le banche stanno facendo invece un approccio molto più cauto nei confronti dei mutui. I balance sheets delle banche continuano ad essere sostenute da queste condizioni di finanziamento molto molto solide. Per concludere, l'economia dell'Eurozona continua a recuperare fortemente nonostante il moderamento del ritmo. I colli di bottiglia e i prezzi dell'energia sono quelli che spingono l'inflazione al rialzo attualmente. Anche se l'inflazione ci metterà di più per recuperare, ci aspettiamo che questi fattori che rialzano l'inflazione rallenteranno nel prossimo anno. Continuiamo a vedere l'inflazione nel medio termine sotto il nostro target del 2%. Le nostre misure, la nostra forward guidance sui tassi di interesse sono cruciali per aiutare l'economia e sostenere il recupero dell'economia e riportare l'inflazione nel medio termine verso il nostro target. Dunque ora sono pronta per le vostre domande, grazie mille. Grazie mille, la prima domanda va a Anet Weisbach, CNBC. Prego, a lei la parola.
Presidente Lagarde, grazie per prendere la mia domanda. Mi sentite? Sì, la sentiamo perfettamente. Dunque, tutti stavano anticipando che questo incontro sarebbe stato sull'inflazione. Quali sono le vostre anticipazioni e le vostre valutazioni sulla natura dell'inflazione? Seconda, naturalmente, domanda riguarda invece le vostre anticipazioni per quanto concerne il rialzo dei tassi di interesse, perché il mercato sta già apprezzando 10 punti base di rialzo entro 2023. E dunque si sta sbagliando il mercato per quanto concerne queste anticipazioni? Dunque, grazie mille per le domande. Dunque, abbiamo già parlato dell'inflazione e, come detto, questo è stato un argomento che ha occupato gran parte del nostro tempo e del nostro dibattito. Siamo andati ad analizzare nel dettaglio i fattori che stanno spingendo l'inflazione. Abbiamo visto naturalmente a ciò che sta accadendo adesso, in particolar modo con i cittadini europei, ma stiamo guardando anche nel medio termine, l'outlook del medio termine che abbiamo attualmente, e credo che posso fare un summary di questi fattori che stanno spingendo l'inflazione in due categorie chiavi. Uno è pandemia e recupero dell'economia, e l'altro è legato all'energia. Se guardiamo il fattore legato al recupero dell'economia, in questo momento post pandemia stiamo vedendo carenze in equipaggiamento, in approvvigionamenti, in lavoratori, e questo è perché c'è stato questo forte rimbalzo della domanda che non è particolarmente legato con l'offerta, però c'è questa disconnessione a cui stiamo assistendo. Il secondo punto che ho detto è l'energia. Su questo fronte abbiamo drivers dei prezzi dell'energia che hanno a che fare con la ripresa economica e con la domanda, ma anche altri fattori, come per esempio che hanno a che fare con l'inventario, il vento, il mantenimento della Norvegia, la domanda in Cina, l'offerta della Russia. Questi fattori che ho elencato contribuiscono ai prezzi elevati del prezzo dell'energia. Questi sono i fattori chiavi che hanno impattato l'inflazione di cui abbiamo parlato oggi. Beh, c'è una terza categoria però che è molto legata agli effetti base, e io direi innanzitutto l'IVA tedesca, che continuerà a impattare i nostri numeri dell'inflazione fino a fine di quest'anno, ma sparirà da gennaio, 1 gennaio 2022. Dunque questi sono gli effetti base che spariranno all'inizio del nuovo anno, e crediamo comunque che le altre due pockets di cui abbiamo parlato con lei qualche istante fa e sono recovery related, ovvero legati alla ripresa economica, i prezzi dell'energia. Abbiamo ogni motivo per credere che l'inflazione gradualmente sparirà nel corso del 2022. Io potrei anche continuare ad approfondire questo argomento, però potrebbe essere che gli altri giornalisti hanno altre domande. Ecco. Abbiamo fatto una discussione enorme sull'inflazione, queste sono le nostre analisi sulla temporalità di queste due categorie. E la nostra temporalità è corretta, secondo noi, e ci sarà un declino nel 2022. Forse bisogna dire che ci vorrà di più rispetto a ciò che ci aspettavamo, e questi colli di bottiglia gradualmente diminuiranno, anche se ci vorrà di più sul fronte energie. Vedremo miglioramenti nel 2022, o se non un declino dei prezzi, un stabilimento dei prezzi. Quindi questo è che ha dominato il nostro discorso di oggi nel consiglio direttivo, cioè ovviamente di questa mattina e di ieri. Abbiamo guardato anche le condizioni finanziarie che sono fortemente legate alle nostre decisioni di politica monetaria.
finanziaria, beh, ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di spazio per naturalmente scrivere il comunicato stampa che state vedendo tutti quanti davanti a voi. La nostra analisi decisamente non sostiene le condizioni della nostra forward guidance. Lei mi ha chiesto se le aspettative del mercato sono giuste o meno. Dunque, noi stiamo guardando tutto ciò, abbiamo guardato e testato le diverse analisi per i drivers dell'inflazione e sono convinta che la nostra analisi è completamente corretta. La prossima domanda va a Bloomberg News. Buon pomeriggio e grazie per prendere le mie domande. Gran parte dei vostri colleghi non sono stati d'accordo con restringere la politica monetaria come risposta all'inflazione. Ci può spiegare quali sono, qual è la natura diversa della nostra inflazione underlying rispetto agli altri paesi sviluppati? E seconda domanda, per quanto concerne il ritmo del PEP, lei ha deciso a settembre di diminuire gli acquisti PEP con un ritmo moderatamente più lento. Quello però che abbiamo visto è diverso a livello di acquisti e ritmo degli acquisti. Come bisogna interpretarlo? Dunque, vorrei iniziare con l'ultima parte della vostra domanda che riguarda gli acquisti nell'ambito del PEP. E la decisione che abbiamo fatto e che abbiamo reiterato questa mattina nel nostro comunicato stampa di diminuire il ritmo di acquisti paragonato al terzo e al secondo trimestre del 2021. E questo è appunto successo, quello è ciò che è accaduto a settembre, quello che abbiamo deciso per ottobre e la view che abbiamo preso questa mattina, questo rallentamento degli acquisti, del ritmo degli acquisti, come già detto precedentemente, questo non è tapering, questo è ricalibrazione per rispondere naturalmente agli impegni che abbiamo preso a dicembre e per ovviamente rispondere alle condizioni finanziarie che dovrebbero rimanere favorevoli e soprattutto rispondere all'outlook inflazionistico. Abbiamo raggiunto questa conclusione questa mattina che le condizioni finanziarie sono favorevoli, soprattutto per le corporations e le famiglie, soprattutto considerando il fatto che i tassi di interesse sono a minimi storici e ovviamente tanti crediti sono disponibili. Abbiamo concluso che la stessa valutazione era appropriata anche questa volta. Dunque, per quanto riguarda paragone con altre banche centrali, semplicemente le trovo un po' strane, onestamente, perché le economie sono diverse, il livello di inflazione che hanno è diverso, i paesi sono diversi, le economie sono diverse, hanno diversi target di inflazione e questo giustifica i loro approcci che sono diversi dal nostro. Alcune di queste economie sono economie che esportano, economie che importano e questo giustifica le loro scelte. Chiaramente la zona euro è un mercato molto ampio, non si tratta di un mercato piccolo e deve decidere sulla base della data, dei numeri che stiamo vedendo. Questa è la nostra base della nostra politica monetaria, la nostra responsabilità è stabilità dei prezzi e noi siamo assolutamente dedicati al nostro target del 2%. A luglio, lo abbiamo detto, siamo assolutamente decisi di raggiungere il nostro obiettivo, però dobbiamo essere pazienti, persistenti per
con la nostra politica monetaria, appunto per come abbiamo già indicato nella nostra strategy review recentemente. La prossima domanda è di Television. Buon pomeriggio, grazie per l'opportunità. Le leggo una domanda dei nostri viewers, vorrei fare un summary velocemente. Loro volevano sapere quali sono le precondizioni per la BCE per tornare verso una normalità, e cioè tassi di interesse un po' più alti rispetto agli attuali e una riduzione del quantitative easing mensile. E la mia domanda è: il centro della ricerca economica della Germania stavano guardando appunto diverse possibilità delle coalizioni, della coalizione. Hanno trovato una correlazione da una parte tra l'interesse interesse fiscale e interesse di politica monetaria. Dunque, loro suggeriscono che il focus sulla politica fiscale da alcuni membri del Consiglio direttivo influenza il vostro processo decisionale. Lei come si sente dopo queste dichiarazioni? Grazie, volevo chiarire che la Banca Centrale Europea è indipendente. E questo è definito da un trattato dell'Europa, permetterla semplicemente, che ci dà una missione, e la nostra missione è stabilità dei prezzi. E come detto, noi siamo dedicati a raggiungere i nostri obiettivi di stabilità dei prezzi. Questi sono i nostri obiettivi e sono precisamente definiti dai trattati. E come detto, abbiamo questo target simmetrico del 2% nel medio termine. Questo è ciò che ci guida nel consegnare, nel fare la nostra politica monetaria nei prossimi trimestri. Volevo specificarlo. Secondo punto. Come lei lo sa, stiamo tuttora operando sulla base del PEP, e questo è pienamente giustificato considerando le circostanze particolari che hanno impattato l'intero mondo, in particolar modo l'Eurozona, che è nostra responsabilità. Questo PEP e a questo punto finirà alla fine di marzo 2022, quindi lei mi sta chiedendo cosa vuol dire ritorno verso politica monetaria normale, che cosa si intende per una politica monetaria normale. Questi sono strumenti che abbiamo passato in passato, ma chi dice che sono adatti nel presente, soprattutto considerando le circostanze attuali? Nuovi territori devono essere esplorati appunto per poter raggiungere i nostri obiettivi di stabilità dei prezzi. La BCE ha dovuto andare verso tassi di interesse negativi, ha dovuto naturalmente sviluppare diversi programmi di acquisti di titoli di Stato, e come ho detto, uno di questi programmi, il PEP per esempio, terminerà a marzo 2022. Che era il termine appunto che abbiamo deciso ancora all'inizio. Per quanto concerne i rischi, noi rispondiamo alla nostra forward guidance, che cambiamo quando decidiamo di farlo, e per dare un po' di guidance quando rialzeremo i tassi di interessi. Questi tre elementi che voglio menzionare di nuovo hanno a che fare con l'inflazione. Il primo è l'inflazione raggiunge il target del 2%, ben
prima alla fine delle nostre proiezioni. Noi siamo certi per quanto concerne questa previsione. Seconda condizione è che questa inflazione rimane sui livelli del 2% per il resto dell'orizzonte delle proiezioni, che è 3 anni. E terzo, che c'è un progresso per quanto concerne l'inflazione underlying nel medio termine. Credo che le condizioni per questo rialzo dei tassi di interesse e in interesse del vostro audience è perfettamente spiegato nella nostra forward guidance. E credo che la nostra forward guidance è fortemente soddisfacente. La prossima domanda, Tonia Mastrobuoni della Repubblica. Tonia, a lei la linea. Buon pomeriggio, ci sente? Sì, la sentiamo perfettamente. Lei ha menzionato le carenze dei materiali, dei colli di bottiglia e così via, che hanno impatto sull'inflazione e sull'economia. Quanto tempo crede che continueranno questi colli di bottiglia, perché anche la Germania ha dovuto correggere pesantemente l'outlook del PIL e dell'inflazione l'ultimo mese, però rimangono dei dubbi su quanto tempo possono rimanere questi colli di bottiglia secondo il vostro outlook. E seconda domanda, nel caso peggiore l'inflazione, se non dovesse essere temporanea, perché questi effetti potessero continuare, lei vede qualche rischio di stagflazione? Grazie. Allora, sulla prima domanda, i colli di bottiglia sull'offerta. Innanzitutto spariranno. Dunque, l'economia si comporta così, che questi colli di bottiglia si riconnetteranno con domanda e offerta. I chips che mancano adesso ci saranno. Tutti i materiali che mancano per i produttori ci saranno. Il shipping, ovvero i noli, saranno meglio organizzati. Questo gradualmente sarà risolto nel tempo. Ci vorrà più tempo rispetto a ciò che abbiamo previsto, per carità, ma come la maggior parte dei sondaggi hanno anticipato. Per quanto concerne il nostro sondaggio telefonico, e cioè chiamiamo a tantissime aziende, piccole e medie, per capire cosa ne pensate, quando avreste i vostri materiali, quando arriveranno i vostri prodotti. Questi sondaggi ci fanno capire che questi colli di bottiglia si risolveranno nel secondo trimestre del 2022, ma per alcuni invece per tutto l'anno del 2022, dunque dopo il 2022. E dunque il terzo punto che vorrei fare sui colli di bottiglia è un po' quello che abbiamo visto, effettivamente il riaggiustamento delle proiezioni di crescita della Germania, ridotti rispetto alle proiezioni precedenti, ma con un incremento nei prossimi anni, e stiamo vedendo che questo accadrà appunto perché ci sono dei colli di bottiglia, perché questa offerta sarà riconnetta con i mercati ad un certo punto, e ci si riconnetteranno la domanda e l'offerta nel lungo termine. Ecco perché questi sono i numeri della Germania. Ovvio che è difficile dire precisamente il momento, decisamente più rispetto al previsto, ci vorrà più tempo rispetto al previsto, e chi è a capo della logistica ci dice che nel corso del 2022 questo problema sarà risolto. Quindi è questo che voglio dire per quanto concerne nei colli di bottiglia. Non mi ricordo la prossima domanda. Ah sì, stagflazione.
Allora, innanzitutto non stiamo vedendo una stagflazione per partire. Allora, prima per vedere una stagflazione bisogna vedere una stagnazione. Dunque, non si può parlare di un processo quando il primo manca. I colli di bottiglia, i prezzi dell'energia stanno aumentando, sì, però non stiamo vedendo una stagnazione a livello di crescita sul nostro orizzonte. Abbiamo appena parlato, abbiamo visto un rialzo, una crescita dell'economia almeno fino a fine anno e inizierà ad aumentare l'inflazione. Scusate, inizierà a diminuire nel prossimo anno l'inflazione verso l'inizio del 2022, appena i colli di bottiglia sono risolti e i prezzi dell'energia saranno ridotti. Se non ridotti, almeno stabilizzati. È quello che abbiamo visto nel corso storico dei prezzi dell'energia. Ovviamente i prezzi non possono crescere per sempre, si stabilizzano e si fermano ad un certo punto. Sono le regole. La domanda va a Francesco Canepa di Reuters. Buon pomeriggio. Hi guys. So the first question is about chat. You told us that you expect to end it in March. Dunque lei ha detto che il PEP terminerà a fine marzo, c'è la possibilità che non userete il pacchetto al pieno? La Fed ha rivisto le regole per trading dei diversi membri del consiglio direttivo dopo tutto ciò che è accaduto naturalmente con le loro attività di trading. Voi pensate di fare un'azione simile? Grazie mille per le domande. Come detto, a questo punto mi aspetto che il PEP terminerà a fine marzo. Se useremo tutto il pacchetto o meno, vedremo. Sarà un fattore delle condizioni favorevoli di finanziamento, come verrà determinato nei prossimi mesi. Non posso dirlo adesso, non posso saperlo adesso. Sarà una decisione che verrà fatta dal consiglio direttivo, non abbiamo discusso per il momento se useremo tutto il pacchetto o meno. Per quanto concerne l'etica, abbiamo il nostro codice, abbiamo il nostro ufficio di etica e stiamo pubblicando tutto il nostro possesso a livello di assets, quindi si sa già, avete scritto più articoli su chi che cosa acquista, chi cosa vende e così via. È tutto trasparente per quanto concerne la BCE, senza alcun tipo di conflitto, e queste regole sono rispettate da tutti i membri del consiglio direttivo. Thank you. Next question is for Martin Arnold of the Financial Times. Martin, it's your turn. Una domanda di Financial Times. Buon pomeriggio, mi sente? Sì, la sentiamo perfettamente. Yes, I can. Hello. Two very quick questions for you. Are markets getting ahead of themselves in expecting a rate rise as early as the end of next year? And how important is it for you to maintain some of the flexibility? Allora, i mercati sono troppo veloci a prevedere un rialzo dei tassi di interesse e soprattutto ci sarà qualcosa per sostituire il PEP appena termina? Sì, i mercati sono ahead of themselves. Esagerati, non sta a me a dirlo. Quello che spetta a me è la validità delle nostre analisi, testando le nostre analisi e determinare se sono corrette o meno, e soprattutto considerando anche le condizioni della nostra forward guidance. La nostra analisi non sostiene che le condizioni della nostra forward guidance sono soddisfacenti, soprattutto non possiamo aspettarci un rialzo dei tassi nel breve termine. Io sarò molto contenta di spiegarvi perché crediamo che l'inflazione continuerà a crescere fino alla fine di quest'anno e decrementerà
nel 2022 e nella fine del nostro orizzonte di proiezioni sarà sotto il nostro target. Questa è l'analisi che stiamo facendo noi, considerando la temporalità dei fattori di cui abbiamo appunto parlato, i colli di bottiglia, l'energia, gli effetti base e così via, tutti questi elementi spariranno nel prossimo anno, magari ci vorrà di più, però spariranno. Saremo molto attenti all'evoluzione degli stipendi, perché questo sarà di un'importanza estremamente importante appunto per la nostra analisi per quanto concerne l'underlying inflazione. La maggior parte degli economisti credono che l'inflazione continuerà, gli stipendi incrementeranno e dunque su questo si basano le nostre analisi. Per quanto riguarda la flessibilità del PEB, abbiamo formato il PEB sotto le condizioni che conosciamo tutti molto bene. Abbiamo la necessaria flessibilità per consegnare la nostra missione per quanto concerne soprattutto lo stance di politica monetaria e la nostra missione di stabilità dei prezzi. Cercheremo di assicurarci che questo sarà il caso nei prossimi mesi, cercando di dimostrarlo anche nel futuro. Thank you. The next question is for Jean-Philippe Lacour of È una domanda di France Press. Jean-Philippe, over to you, please. Allora, non la sentiamo. You seem to talk, but we cannot hear you. Perfetto, adesso mi sentite? Yes. Buon pomeriggio, avrei soltanto una domanda per lei a questo punto. While we will have today, we have the ECB adopting the statute quo, yes, and tightening of monetary policy is expected. Un restringimento della politica monetaria è aspettata, attesa. Negli States, in Gran Bretagna, questo avrà un impatto negativo sull'euro. Avete parlato di questo con i membri del Consiglio direttivo? Maybe let me to finish express a wish that the next and last press conference of the year could be held in presence as a sign that. E secondo lei l'ultima conferenza stampa della BCE dell'anno sarà in presenza, che ci farà capire ovviamente che la pandemia è migliorata? Well, thank you so much. What I hope is that forse direi che la prima conferenza stampa del 2021 sarà in presenza fisica, questo ovviamente per le nostre precauzioni. Perché abbiamo naturalmente deciso di non mettere a rischio il nostro personale, voi stessi, quindi queste sono le regole fino a fine anno, quindi cerchiamo di prendere tutte le misure per prevenire un qualsiasi contagio, ma cercheremo ovviamente di avere il primo appuntamento del 2022 in presenza. Spero che potremo vederci naturalmente dal vivo ben presto, perché mi spiace vedere queste sedie vuote, preferisco vedere le vostre facce e sentire le vostre domande live. Per quanto concerne l'effetto spillover, l'effetto domino, per quanto concerne Bank of England e la Fed, no, non è una cosa che abbiamo discusso oggi, perché non è la nostra agenda. And the next question goes to una domanda da Milano Finanza, Francesco Ninfole. Buon pomeriggio. La mia prima domanda è per quanto concerne asset purchases, il PAA. In your opinion, is their duration or their volume? Per quanto concerne il target dell'inflazione, è più importante il ritmo o il volume? Alcuni membri del Consiglio direttivo hanno espresso diverse opinioni su questo punto. Che cosa ne pensate della proposta della Commissione europea su Basilea 3, la nuova proposta?
Ovviamente ci vuole tanto tempo per la piena implementazione, ma è utile considerare alcune specificità europee per quanto concerne soprattutto i prestiti nei confronti delle corporations. Dunque, alla prima domanda, che cosa è più importante rispetto agli acquisti? PAA. No, non abbiamo parlato di questo questa mattina o ieri, però ovviamente era una cosa di cui abbiamo parlato in passato e giustamente è giusto caratterizzare la diversità delle opinioni all'interno del Consiglio direttivo. Soprattutto non credo che i volumi sono più importanti rispetto alla duration. Non so quale però è la corretta risposta a questa domanda per quanto concerne la comunicazione della Commissione europea su Basilea 3 e tutte le conseguenze che comporta. Abbiamo appena ricevuto la proposta, lei come ha detto il timeline dell'implementazione non era quello che abbiamo naturalmente parlato insieme ad Andrea Enria. Mi sarebbe piaciuto, dunque è una cosa di cui abbiamo parlato negli ultimi 10 anni per la consistenza e la sincronia tra tutte le regioni e tutte le banche che obbediscono a Basilea 3. Non voglio esprimere giudizi perché è una combinazione tra estendere l'implementazione di alcune regole e ci sono alcune caratteristiche di Basilea 3 dell'accordo, naturalmente dei principi, e non vorrei fare conclusioni affrettate sotto questo punto di vista, vorrei meglio che ci assicuriamo che le specificità delle attività bancarie europee sono accomodanti e sincronizzate in consistenza e consistenti il più possibile, ecco. Thank you. And the next question goes to Michael Rasch of Neue Zürcher Zeitung. Buon pomeriggio, Presidente Lagarde. La prima domanda per quanto riguarda le dimissioni di Weidmann. Is it a healthy development when the representatives of the largest member state regularly step down, frustrated by the governing council? Secondo lei tutti i membri del paese più importante dell'Eurozona, la Germania, che se ne stanno andando, hanno a che fare col fatto che sono insoddisfatti dal lavoro del Consiglio direttivo? È giusto che la Francia e la Germania hanno lo stesso numero di votazioni all'interno del Consiglio direttivo? Ah, grazie mille per la domanda. Voglio essere molto chiara che abbiamo avuto un'eccellente relazione lavorativa con il governatore Weidmann e personalmente ho avuto il piacere di lavorare insieme a lui in diverse capacità come advisor di Chancellor Merkel e come ministro delle finanze, poi presidente della Bundesbank, insomma tutta la strada che ha fatto, e io che ero al capo del Fondo Monetario Internazionale, assicuro che avevamo una relazione spettacolare. Sono molto triste che lui se ne sta andando e sono stata veramente contenta di aver lavorato con lui all'interno del Consiglio direttivo. E le motivazioni che lui ha elencato per la sua partenza non c'entrano nulla con quello che lei ha menzionato. Dunque lui ha parlato di 10 anni molto lunghi al suo posto di lavoro e dunque forse ha perfettamente ragione e le motivazioni personali per voltare pagina, ma non credo che lui sia stanco con il lavoro del Consiglio direttivo e soprattutto sul fatto come lavoriamo noi. E come detto, dire persone che se ne vanno spesso mi sembra un'esagerazione
riferendosi ad una persona che è stata con noi 10 anni, capisce? Dunque, per la seconda parte bisogna vedere come è stata costruita l'Europa negli ultimi anni. Non sta a noi a prendere posizione su queste posizioni, ma quello che le posso assicurare è che ogni paese membro ha la propria voce, è rispettato. E alcuni membri che sono naturalmente più grandi rispetto ad altri hanno un ruolo ovviamente molto importante, forse anche un po' più pesante per quanto concerne l'aggiustamento della politica monetaria. E una domanda a Isabella Bufacchi del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio e grazie per prendere la mia domanda. Avrei due domande. Una, se posso tornare alla Forward Guidance, non alle condizioni, ma al fatto che il Consiglio direttivo si aspetta che i tassi di interesse rimarranno sui livelli attuali o più bassi. Perché la Forward Guidance c'è ancora un riferimento ai livelli più bassi e quando questo sparirà? E seconda domanda su TLTRO 3, a dicembre le tre serie dei Targeted Long Term Refinancing Operations termineranno prima del prossimo consiglio direttivo. Ci sarà una prosecuzione, una transizione o come? Come ci sarà? Ci sarà un altro TLTRO 3? Grazie mille per le sue domande molto precise per quanto concerne la Forward Guidance. Io non voglio ripetere le nostre tre criteri perché dunque, tutto è com'è e lei lo capisce perfettamente, dunque non mi ripeto. Siamo aperti per una qualsiasi eventualità e io direi che questo potrebbe essere applicato al presente, più alto o più basso, dipende dalle circostanze ed è una questione che può essere discussa all'interno del Consiglio direttivo e nel corso del tempo. Per quanto concerne invece i TLTRO 3, è vero, lei ha ragione, cercheremo di evitare questo effetto cliff edge, ovvero bordo della scogliera, nel senso non dobbiamo essere in difficoltà. A dicembre avremo nuove proiezioni che ci aiuteranno a rivalutare le nostre analisi e guarderemo a tutto ciò che accade a marzo. Il TLTRO 3 e soprattutto come funziona il TLTRO è un tema che discuteremo al prossimo appuntamento. Prossima domanda a Markets International. Buon pomeriggio. Come hanno detto i miei colleghi, i mercati stanno apprezzando 20 punti base di rialzo nel 2022. La BCE si focalizza sull'economia o sui mercati finanziari? E se questo è veramente così, perché avete speso così tanto tempo a... Senta, può ripetere la sua prima domanda perché io non ho capito onestamente. Non la sentiamo. Considerando che i mercati... State cercando di segnalare ai mercati che siete focalizzati sull'economia o sui mercati? E se non è così, allora perché avete cercato di mandare il vostro messaggio alle istituzioni così tanto tempo?
Credo che l'arte di ripetizione e la determinazione delle nostre convinzioni accadrà. Lei ha ragione, c'è una distinzione tra aspettative e la nostra analisi in relazione alla forward guidance che determinerà quando ci sposteremo sui tassi di interesse, e c'è una disconnessione tra i due. Quindi bisogna chiedere noi stessi dove queste linee di disconnessione sono, e bisogna chiederci se le nostre forward guidance non sono abbastanza chiari per poterli capire. E dunque questo è il motivo per cui lei non sarà sorpreso che noi abbiamo speso tanto tempo a fare la nostra analisi inflazionistica, andando proprio a scavare tutti i fattori che stanno impattando l'inflazione, e soprattutto cercare di fare delle proiezioni precisissime per i prossimi anni. E siamo convinti che la nostra valutazione, le nostre proiezioni a questo punto sono corrette, come siamo convinti che e determinati che consegneremo la nostra missione, raggiungeremo la nostra missione e rispetteremo la nostra forward guidance. E dunque, se c'è bisogno di spendere più tempo a ripetere il nostro messaggio, lo farò, però nulla cambierà, assolutamente nulla cambierà. Victor Mendes Barreira of Central Banking. Victor, over to you, please. Good afternoon, President Lagarde. Buon pomeriggio. La mia prima domanda è sul PEP, che dovrebbero naturalmente terminare verso marzo 2022. Sicuramente ci sarà una transizione con più PA o meno, e sull'inflazione cosa vi fa credere che l'inflazione terminerà nel corso del 2022? Sono questioni legate alle soluzioni dei colli di bottiglia, domanda offerta, o differenze dei stimoli fiscali, come per esempio all'interno dell'Eurozona e gli Stati Uniti? Come detto, a questo punto il PEP terminerà a marzo 2022, come detto il PEP verrà discusso nel nostro prossimo consiglio direttivo a dicembre, e ci saranno più notizie su questo punto alla fine del nostro incontro di dicembre. Sull'inflazione, cosa ci fa credere che l'inflazione sparirà nel 2022? È quello che ho cercato di spiegare durante tutta la conferenza stampa. Dunque, cosa c'è dietro l'inflazione? Effetti base, come già detto, l'IVA tedesca che andrà via all'inizio del nuovo anno. Secondo è tutto ciò che è legato al recupero economico, tutto ciò che è legato alla pandemia, la disconnessione tra domanda e offerta e tutte le cose che stanno causando i colli di bottiglia, e soprattutto i risultati a livello dei servizi che sanno ovviamente che causano questo rialzo naturalmente dei prezzi e naturalmente le spese dei consumatori, come abbiamo dimostrato già in diverse occasioni. Ricordiamo che l'incidenza giapponese che ha portato ad una disruption della catena di produzione nel mercato automobilistico è stata aggiustata nel corso dell'anno, e quello che accadrà anche qua. Quanto tempo ci vorrà? Il punto che ho toccato più volte è che ci vorrà un bel po' di tempo rispetto a quello che abbiamo pensato. Abbiamo fatto i nostri sondaggi che ci dicono che nel corso del 2022 la maggior parte delle aziende vedono comunque una risoluzione dei colli di bottiglia. Il terzo pocket è il prezzo delle energie. Se dovessimo imparare dell'impennata dei prezzi delle energie in passato, c'è stata sempre una stabilizzazione
o un decremento dei prezzi anche nei casi precedenti, e quindi questo ci fa credere che la nostra analisi e valutazione è corretta. Ovvio che più continuano questi colli di bottiglia e più continuano questi prezzi dell'energia a rialzo, potrebbero avere un impatto importante sugli stipendi e l'incremento degli stipendi. Quindi qui bisogna vedere se potrebbe esserci un secondo round effetto. Abbiamo ancora 2 milioni di persone che non sono impiegate rispetto ai tempi pre-pandemici, dunque sì, c'è un rallentamento, anzi c'è una stagnazione sotto questo punto di vista. Bisogna far tornare queste persone sul mercato del lavoro. Grazie mille, e così si conclude la nostra conferenza stampa. La nostra prossima conferenza stampa sarà il 14 di dicembre. Buon pomeriggio e alla prossima occasione.